Buongiorno e benvenuti a tutti, sono onorato di salutarvi, di darvi il benvenuto e di aprire questa importante, questo importante convegno che si pone l'obiettivo di valutare e di dare alcune indicazioni sulla grande occasione che la nostra regione ha nel settore turistico. Io mi limiterò ad alcune poche considerazioni per introduttive, anche perché sono interessato, credo come tutti voi, a, ad ascoltare l'assessore Restaino e le proposte, anche i primi bilanci di un lavoro di questo primo anno di governo regionale, del nuovo governo regionale, e valutare insieme quali sono le strategie più importanti per l'intero territorio. Penso che sia innanzitutto per noi qui a Matera importante focalizzare le strategie alle quali una città come Matera non solo intende partecipare in prima battuta, ma offrire in qualche modo la carta d'identità, il bigliettino da visita dell'intera regione. Lo diciamo perché ne abbiamo discusso nei mesi scorsi, ne abbiamo discusso in diverse occasioni. Le strategie sul turismo in un luogo come la Basilicata non possono prescindere dal patrimonio disponibile ed in particolare da quel patrimonio che più di ogni altri costituisce appunto il riferimento a livello nazionale e internazionale per la nostra regione. E devo dire le scelte operate non soltanto nell'ultimo anno, ma le scelte di un lungo periodo confermano questa nostra valutazione, cioè che puntare su alcune importanti, su alcune risorse fondamentali come quella della nostra città e come altri riferimenti della regione, non è una scelta discriminante, ma è una scelta utile all'intera regione. Conoscere attraverso il grande patrimonio del nostro territorio l'intera regione significa poter cogliere occasioni utili per l'intero territorio. Noi pensiamo anche che le strategie da mettere in campo siano di lunga durata. I dati positivi che vengono registrati in questi ultimi anni e in particolare in questo ultimo anno, anche se ci sono luci ed ombre, io ho visto i dati del 2010, poi sicuramente avremo modo nel corso della giornata di approfondire, siamo stati colpiti anche noi in questa regione dalle difficoltà di una crisi che a livello nazionale e internazionale non mostra, ormai ancora non mostra, il punto di uscita. Devo dire che in quel quadro ci ha colpito particolarmente il fatto che proprio la città di Matera sia stata invece, abbia potuto contribuire con una percentuale che si avvicina al 20% e forse lo supera come aumento delle presenze, abbia potuto contribuire a un saldo positivo a livello regionale. E qui diciamo mi lego alla valutazione che facevo prima.
che cioè è necessario perseguire fino in fondo la capacità di attrazione che può avere un luogo inestimabile come quello della città di Matera, per poter costruire insieme una strategia che coinvolga l'intera regione. Aver lanciato in questi ultimi due anni l'obiettivo di candidare la città di Matera a capitale della cultura per il 2019, che sembra un obiettivo un tempo molto lungo, ma che è invece molto breve, perché questa operazione si consuma nell'arco dei prossimi due anni, non è soltanto l'obiettivo della nostra città, ma io penso che sia invece l'obiettivo almeno dell'intera regione, se non oltre, se non più di questo. E devo salutare molto positivamente la sensibilità con la quale il Presidente della Regione, il Governo regionale, ha scelto, passando anche attraverso l'APT, ha scelto questa strada per poter attrezzare anche nel settore turistico un'idea più generale, più strutturata di risposta alle esigenze che vengono avanti. Io penso che sia anche necessario, immagino che lo faremo nel corso della giornata, fare una valutazione sul tema delle infrastrutture. Ogni volta quando ci mettiamo a fare riflessioni, bilanci anche del brevissimo periodo, come si fa questa mattina, la settimana di Pasqua, diciamo il primo assaggio della stagione estiva, si corre a verificare se effettivamente i segnali sono utili, sono interessanti, anche devo dire in maniera positiva, per fare correzioni, per aggiustare il tiro, per risolvere alcuni problemi, e tuttavia credo che valutazione e bilanci bisogna farli per un periodo molto più lungo. E a questo proposito, come per tutte le attività, ma in particolare quelle turistiche, se alcuni segnali molto interessanti che riguardano la Basilicata noi li abbiamo, è perché nel lungo periodo ci sono state fatte scelte, a mio modo di vedere, positive, ovviamente in un quadro generale non facile, non semplice. Quando discutiamo di infrastrutture, per esempio, noi siamo sicuramente tenuti a valutare e a sottolineare le difficoltà e i problemi che abbiamo. E tuttavia anche su questo punto io credo che bisognerebbe provare, dopo tanti anni di discussione, qualche volta vana discussione, a trovare un punto di incontro tra i problemi e tra le necessità e soprattutto gli obiettivi che vogliamo perseguire. Io ve la racconto così come in questo anno di mandato di sindaco ho vissuto questo tema. Abbiamo due possibilità: o quella di descriverci come l'unico capoluogo di provincia, come succede da 120 anni a questa parte, senza le ferrovie dello Stato, oppure come uno dei pochissimi capoluoghi di provincia che ha l'aeroporto in casa a 30 minuti di strada dal centro della città. Allora, io ho scelto la seconda che ho detto. Cioè, io sto personalmente facendomi ambasciatore di questo messaggio e sto dicendo a tutti gli ambasciatori della Basilicata, della provincia di Matera e della città di Matera: Matera ha l'aeroporto. Qualcuno si meraviglia e noi diciamo: facciamo di più, non solo abbiamo l'aeroporto, ma abbiamo i voli Milano-Matera, Marsiglia-Matera, cioè scegliamo con Ryanair piuttosto che in qualche altra compagnia la strada della destinazione diretta nella città, patrimonio dell'UNESCO, provando a cancellare
la sindrome della descrizione del nostro destino cinico e baro, che invece, anche grazie ad una diversa collocazione, noi penso ci possiamo permettere. E quindi diciamo, vabbè, piuttosto che dire, continuare a dire una cosa che peraltro non sarà risolvibile, nel senso che ormai, almeno per quanto ci riguarda, non sappiamo le generazioni future dei secoli, la storia della ferrovia l'abbiamo, diciamo, momentaneamente messa da parte, ne discutiamo, facciamo anche momenti di discussione su quello, ma proviamo a lavorare. Ho toccato qualche cosa, no? Proviamo a lavorare dicendo e descrivendo ed invitando gli operatori, le istituzioni a organizzare un'altra storia per quanto ci riguarda. Credo che cose di questo genere, analoghe, possono essere descritte e valutate anche per il resto del territorio della regione, cioè provando a discutere sulle opportunità che una rete di servizi e di infrastrutture ci può mettere a disposizione. In questo senso non può finire il sindaco di Matera senza, diciamo, che il salmo suo finisca in gloria. In questo senso ovviamente abbiamo bisogno di essere sostenuti, aiutati, perché io ho fatto un paio di incontri, lo dico all'assessore esplicitamente, con Ryanair, faccio l'esempio dell'aeroporto per descrivere, diciamo, una delle cose sulle quali possiamo recuperare una batteria di grande livello di flusso turistico. Abbiamo bisogno di essere aiutati, tanto più che una cosa di questo genere aiuta l'intera regione a lavorare meglio. E in questo senso penso che nei programmi che dobbiamo sviluppare ci sia la necessità, diciamo, di puntare a queste forme di attrazione, a queste forme di stimolazione del flusso turistico, che credo daranno grandi ed importanti risultati. Poi ci sono una serie di cose che toccano a noi, perché il turismo è uno di quei settori, ancora una volta, che può essere interpretato, come spesso facciamo con gli operatori, vabbè, voi dovete fate finta che fate un'industria, sono affari vostri mettere su il capannone, le infrastrutture le dobbiamo mettere a disposizione noi, più o meno. Poi però il capannone, le macchine, gli operai, le innovazioni, gli investimenti da fare sono affari vostri. Nel turismo non si ragiona così, perché nel turismo c'è una parte del processo produttivo, diciamo così, che non sta nelle mani degli operatori. C'è una parte grande del processo produttivo che sta nelle mani della pubblica amministrazione, delle istituzioni, a vari livelli, dal comune, dal quartiere, al comune, alla provincia, alla regione, al governo nazionale, che ovviamente è affaccendato su altre cose. Non vediamo come la ministra simpatica e caruccia, diciamo, si occupi effettivamente di turismo, almeno non avvertiamo quanto il peso del governo dovrebbe essere in questo periodo di grandi problemi. E tuttavia noi pensiamo che la nostra parte la dobbiamo fare, appunto, come istituzione, come parte di quel processo produttivo al quale dobbiamo attendere come istituzione pubblica, attraverso le funzioni proprie, nostre, che riguardano dalle cose, diciamo, più banali, tra virgolette, che riguardano l'accoglienza, la pulizia, la sistemazione dei nostri luoghi, che ci costano anche grandi sforzi e grandi sacrifici. Io penso che dalla giornata di oggi, e concludo, me lo auguro io e lo auguro a tutti voi, naturalmente vi saluto e vi do il benvenuto e vi abbraccio all'unisono dal Presidente del Consiglio regionale, che è Folino, che è appena arrivato. Il Presidente della Provincia si saluterà e saluterà a sua volta, diciamo, quindi
non faccio l'elenco completo, ma insomma il presidente della provincia di Potenza, la Corazza, Stella, tutti gli altri. Io sono contento di poter aprire ufficialmente questo incontro e augurarvi una buona giornata e un buon esito del lavoro che facciamo. Buona giornata a tutti.